Allora, ciao a tutti ragazzi, vi faccio un video interessante. Imparare il tedesco da zero. Io l'ho fatto, ho fatto poi un corso di B1, ho dato un esame di B1 in Germania facendo un corso semestrale, poi vi spiego anche quello, come funziona. E i miei consigli, allora, il tedesco è importante per chi si vuole avvicinare al mondo della Germania o anche al mondo dell'Austria. La Svizzera tedesca è un altro... È simile, ma non è quello, però parliamo di Germania, quindi parliamo di tedesco. E quando si decide di imparare il tedesco, bisogna essere concentrati al 100%. Diciamo che all'inizio i libri di base che si trovano comunque in tutte le biblioteche sono, diciamo, l'ABC. Ci sono anche dei bei corsi fatti da una professoressa, ho visto, anche di altri, che sono un attimino l'inizio per imparare qualcosa. Bisogna, prima di tutto, come tutte le lingue, secondo me, fare come ho iniziato io, imparare un mare di vocaboli. Cioè, più vocaboli sai, e poi dopo, certo, la grammatica, metterlo insieme è importante, però devi iniziare a sapere come si chiama quello, come si chiama il libro, come si chiama il gatto, il cane, la porta, la casa. Iniziare quello, devi iniziare a studiare. Molto, molto terra base, e devi iniziare con questi. Ci sono molti, io ogni volta che andavo in macchina non perdevo tempo, ascoltavo molti CD a livello veramente base, a 1, a 2, che lì è abbastanza semplice, come stai, le prime frasi, ciao, come vai, come ti chiami, il solito discorso. Bisogna iniziare così, ma bisogna essere sempre, sempre, sempre concentrati. E, secondo me, dopo un po', quando si inizia un pochino, bisogna comunque fare una scuola, non c'è niente da fare, perché da autodidatta diventa veramente dura. Certo, se la si fa in Germania, come l'ho fatta io, è meglio, però si può iniziare a farle anche in Italia, ok? Costano, sì, però è meglio spendere lì che spendere i soldi in cretinate, in sigarette, in droga, in alcol, eccetera, eccetera. E io consiglio che se si parte, diciamo, da zero, magari un paio di mesi di corsi in Italia o tre vanno bene, guardare televisione tedesca, qualsiasi, si apprende sempre comunque, andare in Germania, fare i viaggi lì, fare le vacanze lì, e poi secondo me è ottimo farsi almeno 3-4 mesi di corso, almeno 3 mesi di corso in Germania, allora lì veramente inizia a capire un po' di più. Che poi io, quando l'ho fatto da zero, quando iniziai in Germania, sapevo veramente poco. Certo, un corso di 6-7 mesi, tutto il giorno a che fare con i tuoi compagni di classe che parlano solo tedesco, anche se sono stranieri, si parla solo quello, sicuramente cresce. Sono arrivato ad avere un B1 in cui potevo tranquillamente dialogare, potevo vivere, ok? Certo, arrivare poi al B2 sarebbe stato ancora meglio. Purtroppo le questioni della vita mi hanno riportato a stare vicino alla famiglia, però non è che un po' l'ho perso, ma lo riprendi nel giro di 1-2 mesi. Cioè, comunque, io reputo che il tedesco è sempre importante. E quindi io dico, per me un corso in Germania sarebbe veramente l'ideale. Io lo feci a Mannheim, alla Abend Academy. Non costava neanche tanto, a dire la verità, in un mese forse 200-250, non mi ricordo, però avevo fatto anche una cosa che ti iscrivevi al Bund, quindi ti ridavano praticamente indietro, alla fine l'ho pagato poco, non ho neanche pagato tanto, ti insegnano bene, facevo 4 ore al giorno, facevo lezioni dal pomeriggio fino alla sera tardi, poi esercizi, quando si arrivava si correggevano, dialoghi, io devo dire che dove l'ho fatto io, le professoresse, ne avevo due, ed erano veramente in gamba, Io penso che il vero qualcosa in più è imparare la lingua proprio nella nazione dove c'è quella lingua, cioè come fece mio fratello che imparò bene l'inglese vivendo e lavorando a Londra. Cioè, secondo me la cosa fondamentale è quella lì. Corsi ce ne sono un po' in tutta la Germania, li trovate online, e io dico che secondo me, se l'ho fatto io e non l'ho fatto neanche da giovane e sono arrivato ad un B1, ci potete arrivare tranquillamente anche voi, ci potete tranquillamente arrivando anche voi, e
parlare un po' di tedesco è fondamentale. Purtroppo poi in Germania io stavo nel Pfalz, poi andavo spesso nel Baden, si parla molto dialetto e quindi diventa un po' più difficile quello. Però, ragazzi, se uno decide di vivere in Germania, il tedesco è fondamentale per cercare lavoro. Bisognerebbe, l'ho sempre detto, cioè molti mi dicono no, ma l'hambre, sì, uno può, però ragazzi, tedesco è importante, è solo questione di volontà. Molti ragazzi giovani che magari perdono tempo stando a casa sulle chat, su WhatsApp, cioè tutto il tempo che hai potresti sfruttarlo per imparare un po' le lingue. Io a casa ho ancora tutti i libri che ho fatto al corso, ho pacchi di esercizi che abbiamo fatto, quelli che mi sono comprato prima, e ho un cassetto così largo, così alto, così di libri, di CD, letti tutti, scritti tutti, e devo dire che comunque, anche se oggi è un po' di tempo che non lo parlo, comunque lo capisco, io poi capivo bene. Però, un'altra cosa, io in Germania non avevo la televisione italiana, guardavo solo la televisione tedesca, avevo solo canali, no, allora, avevo un canale, due canali francesi, avevo un canale la CNN e solo canali tedeschi, non avevo un canale italiano, ok? E quindi il tempo guardavo solo quello. Quando andavo in giro, traduttore, qualsiasi cosa vedevo, cosa vuol dire quello, cosa vuol dire? Devi essere affamato. Così facendolo, andavo, io non avevo neanche tanto distante da Mannheim, ero lì vicino ad Heidelberg, c'erano tante università ad Heidelberg, andavo da solo, andavo lì, parlavo con i ragazzi, si parlava in tedesco, io, e capivi, nel senso, i bar, cioè cercare, certo io ho anche degli amici, tanti italiani comunque che frequentavo, ma tante volte andavo in giro da solo e andavo a contatto con la gente del posto, si parlava con loro, andavo in bar dove c'erano i tedeschi, andavo in una caffetteria, cioè cercando veramente di parlare con loro, perché se stai sempre con gli italiani, vai su, guardi la televisione italiana, frequenti i posti italiani solo, non ti salvi, ok? Un abbraccio a tutti e mi raccomando, forza, perché si può tranquillamente arrivare nel giro di pochi mesi ad avere un B1 e anche magari nel giro di un anno e mezzo avere un B2, allora sì che vale la pena.